Indubbiamente abbiamo fatto dei passi avanti, non c'è dubbio che anche gli animali hanno bisogno di un territorio, hanno bisogno di una famiglia, hanno bisogno di un tetto. Quando è possibile l'adozione è la migliore procedura possibile. Quando questa adozione non è possibile, il criterio di individuare un tutor per il cane libero nel territorio ci è sembrato il migliore modo di procedere. Ma rimane la grande ambizione di dare una famiglia a ogni cane del nostro territorio. E quindi la pratica dell'adozione ci sembra la migliore procedura possibile. Con questa convenzione che facciamo con questa associazione di volontariato, noi creiamo le condizioni per incoraggiare la gente a togliere il cane dal territorio per dare una casa, un tetto, una famiglia. È una bella iniziativa, grazie al fatto che l'associazione è anche disponibile a dare assistenza di ogni genere. È vero che la previsione nel protocollo ha previsto una sorta di adozione nel territorio nazionale, ma magari ci fosse qualcuno che da Amsterdam ci chiedesse un cane e troveremo il modo, la maniera per farlo arrivare fino a casa in Olanda. E di oggi la stipula della convenzione tra il Comune di Mazara del Vallo e l'Associazione Animali nel Cuore, che è rappresentata da Alessia Cartagine, una convenzione per incentivare le adozioni dei cani, sia quelli che si trovano nel rifugio sanitario di Mazara, sia quelli che si trovano ricoverati presso le strutture convenzionate con il Comune. Alessia Cartagine. Sì, salve. Allora, questa convenzione servirà sicuramente ad aiutare un po' il comune di Mazara per dare adozione a dei cani, non soltanto cuccioli, soprattutto adulti, che qui, come sappiamo, non avendo appunto l'usanza di adottare cani adulti, insomma, potrebbero passare tutta la loro vita in gabbia. Quindi cerchiamo con questa convenzione di far partire una cifra, diciamo, minima purtroppo, di cani al nord. Speriamo comunque che questi cani che partiranno potranno trovare adozione quanto prima al nord, visto che la mentalità è diversa. Ovviamente questo non deve comportare una soddisfazione del cittadino che dice: ah, perfetto, abbiamo trovato la soluzione al randagismo. Purtroppo non è questa, perché i cani che potranno partire sono comunque un numero limitato. Quindi ovviamente rimane sempre la possibilità di farli adottare qui in loco direttamente, sarebbe sempre la migliore soluzione, però per il momento cerchiamo di arginare un po' il problema in questo modo per farli partire, insomma, per dar loro una famiglia. Loredana Zummo dell'EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, insieme alle altre associazioni animaliste, è stata ieri in visita al rifugio sanitario di Mazara del Vallo insieme a degli aspiranti tutor, questa nuova figura prevista per i cani di Mazara del Vallo. Sì, è stata un'ottima iniziativa che l'amministrazione ha dato appunto questa possibilità. Le richieste di tutor sono state numerose, abbiamo superato circa 30 già richieste, altre ancora ne stanno arrivando. Quindi anche il cane randagio, così comunque vagante, avrà chi lo accudisce sul territorio. Quindi sarà nutrito, curato, perché se il cane dovesse stare male subito si può chiamare l'intervento della Polizia Municipale, che curano il cane e lo riportano sul territorio. Quindi questa è un'ottima iniziativa, perché si evita che il cane possa diventare in qualche modo aggressivo, perché mangia, è coccolato ed è la soluzione migliore per il cane, che vengono anche definiti spiriti liberi, quindi non adatti a vivere in una casa. Perfetto. Benissimo.